Allora, quanto è successo l'esplosione in autostrada e hai saputo la notizia, cosa hai provato e soprattutto per il futuro cosa hai pensato? Bella domanda. No, è comunque strano perché io ero in campagna in Umbria e avevo fatto una lunghissima camminata e sono tornata a casa verso le 7:30 di sera, a maggio del 92. E così stavo mettendo cose un po' in ordine, suona il telefono, sapete i vecchi telefoni, quelli enormi. E c'è qualcuno che mi dice, ciao Marcel, sono Walter Veltroni. Walter Veltroni era direttore dell'unità all'epoca. Senti, mi fai veloce un pezzo su Falcone? Gli ho detto, Walter, ma che ti prende? Lui mi dice, come che ti prendi? Ma non sai che c'è stato un attentato e che lui ci ha lasciato la pelle? Io in quel momento lì è veramente caduto quel telefono, non ho più risposto a Walter Veltroni e ho pensato è arrivato, non è che non avessi pensato che poteva arrivare, anzi ero convinta che un giorno o l'altro lo avrebbero fatto fuori, ma quando succede in più dovevamo partire qualche giorno dopo in Spagna perché c'era una versione spagnola di Cose di Cosa Nostra che dovevamo presentare. Dunque avevamo un progetto, questo viaggio di presentazione in Spagna. E allora ho pensato a questo, ho pensato, beh, il viaggio di presentazione sarà per un'altra volta e poi tante cose saranno per un'altra volta. E non so, l'impressione che ho avuto è che entravamo in un periodo molto difficile in Italia per la lotta alla mafia. Entravamo in un periodo difficile perché non c'era più questo personaggio che aveva una spinta particolare, una conoscenza particolare delle cose di Cosa Nostra e poi una volontà riformatrice reale con il suo senso di servizio dello Stato. Poi quello che di lui a me piaceva molto, il suo rifiuto del protagonismo. Non voleva essere uno che va nelle TV, che fa le interviste, che era sempre... Un profilo basso. Sì, profilo basso. E su questo rifiuto del protagonismo lo rendeva una persona seria, ma faceva anche... come dire, non aveva gente intorno a lui che potesse, non mi dava quell'impressione, potesse prendere la successione, questo. E poi le cose che sono successe. Poi mi sono fatto una malattia particolare alla schiena che mi è durata 2 mesi, questo 2 o 3 giorni dopo l'attentato. Quindi... una cosa fisica, ci voleva. Allora, nelle crepe dell'asfalto di Capaci nascono i fiori, no? Sì. I fiori di quello che fortunatamente lui ha svelato e quello che è riuscito comunque, malgrado la sua morte, a far capire e a sconfiggere, perché questi fiori sono ancora... forti e radicati. Sì, ma sono tanti i fiori, c'è uno l'opinione pubblica, lui ha conquistato l'opinione pubblica col suo esempio discreto e il suo esempio efficace. Voglio dire, se andate a Palermo oggi non è come andarci 30 anni fa, vi giuro, non è la stessa cosa, c'è una capacità a parlare, avere dei rapporti direi normali, fra virgolette, con le persone. E c'è una capacità a mobilitarsi contro il pizzo, contro le sopraffazioni, la corruzione, eccetera. Ed è importantissimo, parlo di Palermo e parlo anche dell'opinione pubblica italiana tutta, nelle scuole, nei licei, soprattutto nel mondo dei giovani, c'è stata una presa di coscienza. E questo veramente lo si deve al personaggio e al suo modello di vita.
Poi c'è l'eredità, l'eredità, come dire, concreta, che è quella della Procura Nazionale Antimafia che ha inventato lui, la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia per la Polizia. Lui è riuscito a fare quello che in Italia non si era mai riuscito, che era unificare le forze della repressione. Era importantissimo. Il procuratore nazionale antimafia è una persona decisiva perché mette in rapporto le inchieste delle procure che prima si vivevano come nemici o concorrenti perlomeno. Oggi le procure sono costrette a dare alla Procura Nazionale Antimafia il contenuto delle loro indagini ed è importantissimo per coordinarle, per fare una vera lotta alla mafia. E vi devo dire che, penso che lo sapete, che l'antimafia italiana è stata molto, ma molto efficace. La repressione è stata efficacissima, è riconosciuto dappertutto. Io mi sono trovata a una seduta del Parlamento europeo a Bruxelles, dove mi avevano invitata come così osservatrice, diciamo, e dove hanno fatto una discussione sulla legislazione antimafia italiana, il 416 bis, poi il 41 bis, eccetera. E è finito con una raccomandazione praticamente unanime del Parlamento ai governi europei di studiare e adottare la legislazione italiana. Non l'hanno fatto, ma alcuni paesi europei come la Germania, un po' la Francia, eccetera, qualcosa della legislazione antimafia italiana l'hanno capito e l'hanno preso. Per esempio l'associazione mafiosa, che è un delitto particolarmente che è decisivo. Per la prima volta si poteva condannare qualcuno non per un delitto, ma per essere membro di un'associazione criminale, semplicemente membro. E questo l'hanno capito, ho visto sia in Germania che in Francia, che era un modo decisivo di combattere la mafia. Dunque l'eredità antimafiosa è molto molto positiva. E io ti dirò un'ultima cosa, cara. E Pietro Grasso, che è stato un procuratore nazionale antimafia, ha detto un giorno una frase bellissima: l'Italia ha inventato la mafia, ma ha inventato anche l'antimafia.